Questo qui è il complesso che ci sta ospitando oggi. Adesso mi ammollo dentro perché è veramente bellino, bellino, bellino. Qua oggi ci sarà un raduno di... Qui abbiamo lo stand di EB Elettronica di Cervia. Qui abbiamo il check-in, dove la gente sta già iniziando a fare. Stand Detector Shop. Complesso veramente bello, bello, bello. Qui abbiamo Mark Wallace con i suoi spettacoli. La famosissima pala da scavo, famosissima pala che io gli ho acquistato per sabbia asciutta, e questa qui la più grande per sabbia bagnata, per acqua, spettacolare. È una zona spettacolare questo posto qua, veramente spettacolare. E niente ragazzuoli, adesso noi ci prepariamo, abbiamo pagato l'iscrizione e tutto andrà in beneficenza per i terremotati. Tutto questo è stato organizzato per i terremotati. Questo è Giuseppe, non è una foto, un video. Ciao ragazzi! Qua, questo è Giuseppe, Giuseppe Marchion. E adesso andiamo a cambiarci. E la gente sta arrivando. Per adesso c'è un bel sole. Di bilanciamento, prove di terreno, questo è il campo prova dove un po' tutti stiamo provando qua il nostro macchinario, pronti, carichi delle molle per la gara. Siamo in campo prova, gli abbiamo tirato fuori una medaglietta, una mezza votiva. Avete un'ora, salvo cambi qualcosa a livello meteorologico, al limite lo diciamo. Il campo gara lo vedete, è tutto questo campo, è tutto recintato. Siamo pronti per partire. Il bordo è questo dove c'è. Si parte. Allora, la gara sta finendo, io ho trovato 4 gettoni, di cui uno numerato, quindi penso che vada al sorteggio, non ho ancora capito il regolamento. Sta arrivando un'acquazzone della Madonna, fortunatamente mancano 2 minuti, quindi tutto è andato bene. Allora, la gara è finita, noi stiamo andando a comprare le sigarette. Giuseppe... Sigarette per il super gala. Giuseppe non è andato benissimo, ha trovato... tre gettoni, purtroppo numerato, neanche non uno numerato. Io sono andato meglio, uno in più. Vincenzo invece ha fatto un buon risultato perché ne ha trovati in tutto 5 senza numeri e 4 con i numeri. Quindi Vincenzo è il bugione della giornata. È una votiva. È una votiva. Io anche ho un bottone in piombo. Un bottone in piombo di età preistorica. Oggi vengiamo i salami.
E niente ragazzi, il raduno è finito, abbiamo bevuto tutti un pochino di troppo e stiamo spazzolando un bel campetto trovato dall'amico Enrico Maria Bordo, lì con suo figliolo. Siamo io, Vincenzo, Enrico, Giuseppe, Fabrizio e il proprietario del campo. Una moneta marchigiana, eccola! Purtroppo è un pezzo di moneta, però questo è marchigiano. Ed è Alessandro, ragazzi. Vediamo un po'. Proviamo a scavare? Eccolo, un bel pezzo di latta, ragazzi. Latta. Il primo target degno di nota è questo sbazzustino qui. Che non sappiamo di cosa si tratti, però è una forma regolare, quindi la puliamo, tutta sbaraccata, ma va bene, qualcosa di diverso. Eccola, una moneta marchigiana, forse era umana. Enrico sta vendendo una zolla a 5 euro a scatola chiusa. Vediamo se suona, prima vediamo se suona. No, tienila su in mano, fammi vedere. Qui si apre la sfida, eh? Cazzo, questo è un bel suono. 5 euro ci potrebbero anche stare. Ah, vieni qua, la prova del 9. La prova del 9. No, sta qui, si vede. Ah, si vede già. Fammela sentire, aspetta. Sti maiali, ci vendono le zolle, ci vendono. Lui c'ha l'HF integrale. Allora, HF 10 euro già, eh? HF 10 euro. Piombo. Ma che bella sta zona, guardate che ulivi. Questo è l'orizzonte. Queste sono le Marche. Ah, ragazzi, siamo qui all'ombra di questo bellissimo ulivo. Mi sto un po' sciancando il culo perché è asciutto lì sopra. Allora ragazzi, la giornata è finita, è stata veramente bella, mi sono divertito veramente tanto, ci siamo divertiti veramente tanto tutti insieme. Mi stanno chiamando. Ciao. Quando vuoi. Grazie di tutto. Ciao Enrico. Quando vuoi su Forlì che ti trovi. Grazie. Guarda, se ti trovi di Forlì. Tu chiama. Però non portate dietro Alessandro. Che è tremendo. Allora ragazzi, il video termina qui, la giornata è stata bellissima in compagnia di persone stupende, a parte questo qua che c'ha un culo di lì. C'ha un culo che fa schifo. E cosa? Ciao. Bene. Piccolo? Io sì, volevo dire una cosa, volevo ringraziare Enrico per averci puntato sul campo, per fare una bella quello, girata. Quello bravo, è una cosa bravo, del decoro bravo, da parte di tutti. Esattamente. Grazie, sempre Enrico. Disponibile e tutto. Bravo. Enrico di Metal Detector Manias, come vedete. Manias. Iscrivetevi al canale,
con De Vincenzo, voglio dire. Mettete sempre FP. Ragazzi, fate della beneficenza! Datela! Datela! Datela.